Sei untuoso tanto quanto un panino di McDonald's. E ti siedi e sorridi, lodando il Signore, alzando le tue mani, eppure, nonostante ciò, Dio chiama persone untuose. Giacobbe non conosceva il suo nome. Non conosceva il suo vero nome. Lui sapeva come veniva chiamato. Sapeva come la vita lo aveva formato, sapeva quali cose avesse fatto nella vita, ma ha un incontro con Dio a Penuel e Dio gli dà un nuovo nome e gli dice: tu pensi di essere untuoso, pensi di essere viscido, pensi di essere un imbroglione, gli dice, ma tu sei un principe e tu nemmeno lo sai. Scende giù da quell'alta montagna e ha un incontro con Dio che cambia la sua vita. Vivere con due nomi, Giacobbe che significa ingannatore e Israele che significa principe. E vi scioccherete nel sapere quanti uomini in questo posto stanno vivendo in questa zona grigia, vivono tra il loro Giacobbe e il loro Israele. E quello che mi sembra un paradosso teologico fantastico e meraviglioso è che in tutta la sua vita, ovunque la Bibbia faccia riferimento a Giacobbe, lui vacilla da un lato all'altro tra i nomi Giacobbe e Israele. E fatemi capire, Giacobbe non ha mai messo fine a nessuno dei due. Perché siamo giovani. E scende dal monte con entrambi che lavoravano allo stesso tempo. Scende dal monte e corre verso Esaù e mette pace alla lotta e ai suoi dilemmi con Esaù, perché uno dei segni della vera conversione è risolvere i problemi con tuo fratello. Dopo essere stato a Betel e aver avuto un incontro con Dio, e a proposito, Betel significa casa di Dio, è stato in chiesa e dice di aver avuto un incontro con Dio. E ha avuto un incontro così forte con Dio che ha messo delle pietre in quel luogo e le ha unte con olio per dire: questa è la casa di Dio, che questa è la porta del cielo, mette la mano sul luogo dove si trova la gloria di Dio. E comunque ha ancora un problema, ha una moglie che lui ama, di nome Rachel, che è in gravidanza e sta provando a portarla ad Efrata. Stavo pensando anche agli ultracentenari. Sta provando a portarla ad Efrata e bisogna comprendere che Rachele è l'amore della sua vita. Quando Giacobbe ha alzato lo sguardo, Rachele ha avuto il bambino. Giacobbe ha amato Giuseppe e gli ha fatto una veste con tanti colori, incredibile. Dio le ha aperto di nuovo il grembo, ma questa volta era incinta, ma non andrà bene. Ricordate che il fatto che lei potesse avere un bambino era tutto un miracolo. Questa gravidanza è turbolenta. E Giacobbe è in viaggio, non con un jet, né con un aeroplano, né con un taxi. È su un carro. Del nostro destino, mangiando. No, sta facendo del suo meglio un limite massimo. Per portare Rachele ad Efrata. Non c'è nessun bravo uomo in questo posto che non abbia provato a portare chi ama lì. Perché voi dovete pensare che sì, la cosiddetta... Tu stai provando a portare loro lì. Si è allungato, tra strade difficili. Anche perché venga tenuto in vita in modo artificiale, artificioso, tante persone. Serpenti. Luana Englaro. Tradimenti. Ha vissuto come un con scarso equipaggiamento a volte. Ha vissuto 27, 28... E poca istruzione a volte. E poche opportunità a volte. A volte non hai avuto chi ti facesse da guida. Ma eppure sei ancora lì che provi a guidare loro lungo la strada. Ma poi lungo la strada ce ne facciamo. Noi non balliamo molto quanto fai tu, noi non urliamo tanto quanto fai tu, noi non balziamo così come balzi tu, perché un uomo buono, un uomo buono sta provando a portarti gravissimo problema della denatalità lungo la strada, che non nascono più bambini, e per poter guidare la famiglia lungo quel tragitto deve sedersi con i cavalli. Ma è questo il dato negativo. Ma sua moglie, Rachele, il suo amore, si trova nel carro. Che poi sì. Notate, si trovano nello stesso veicolo, ma hanno due posti diversi. Se una persona avesse, io faccio sempre l'esempio di... Stanno andando nella stessa direzione con due posizioni differenti. Il suo dilemma è questo: per poter avanzare, io devo stare quassù con i cavalli. Forza! Sulla paglia perché non riescono più a camminare. E devo chiamare continuamente il veterinario per fargli dei trattamenti, dargli dei farmaci. Io sono seduto qui con i cavalli, e non ci sono più lavorando per andare avanti. Ma dietro di me ascolto la sofferenza.
di chi sta sempre a letto. Ascolto il lamento le pecore di Rachele, ve lo immaginate, faccio questo esempio. E il dilemma dell'uomo qui davanti più gli agnellini che scorazzano, e se provo ad avanzare sempre il futuro delle pecore. Lo faccio, ma non posso essere presente. Facciamo qua in Occidente di diventare sempre più vecchi. Che cosa? Verremo conquistati. E se sono presente con te, dei popoli che continuano a rinnovare, allora dovrò lasciare i cavalli e fermare il nostro progresso. Popoli che si stanno, che stanno raddoppiando. Ah, nessuno mi appoggia, va bene? Invece mangiamo così tanto, invece non riusciamo poi. Il dilemma che Giacobbe sta affrontando è: io sto con i cavalli, anche se ascolto l'amore della mia vita che piange nel carro. O questo sarebbe il momento in cui dovrei essere dietro nel carro. Ma Rachele, se sto nel carro, non andremo avanti. E non riesco neanche ad avere il latte. E se vado avanti, perché il latte materno, allora mi dirai che non sono insieme a te. Alimento per allevare un essere umano in buona salute, in buona forma. Sul retro nel carro. Trasmette una vita forte. Rachele stava avendo un momento difficile. Avanti con quattro alimenti in croce. Si è arrivati a casa. Di una bambina di 6 anni con la leucemia, già da 2 anni. A vedere le quattro. Erano quasi riusciti a riunire la famiglia. Che hanno le donne quasi fuori dal dentro. Ci sono così tanti uomini in questo posto che si trovano al punto dell'essere quasi lì. La difficoltà. Il problema era a nutrire. Che mancava ancora un tratto di strada per arrivare a Defrata. Al bambino, quando Rachele sobbalzò al momento finale del travaglio e dette alla luce il bambino a poca distanza da Efrata, in un supermercato Giacobbe stava provando a portarla ad Efrata, perché Efrata, a volte chiamata Betlemme, è la casa del pane. E se lui fosse semplicemente riuscito a raggiungere Efrata, sarebbe andata bene. Allora Rachele comprese il motivo per cui Giacobbe non era nel carro. Chi è che pagherà il debito della casa? Capirà quello che sto provando a fare. Sollecitate nel loro sistema immunitario. Sì, ho un piano, dice Giacobbe, ho un piano, sì, ho un piano. Io so, ho un piano, se viaggio per tutta la notte. E poi magari si capisce. Se faccio gli straordinari. Patologie che si stanno sviluppando. Se predico il lavoro, lavoro e predico, e faccio questo per andare in chiesa e poi mi alzo lunedì e vado e faccio quello che devo fare, e se cado comunque faccio degli straordinari, sì, faccio degli straordinari, un piano, lo faremo per tre anni, per raggiungere quel posto, ho sistemato tutto, un anno e mezzo e pagheremo la macchina, poi non compreremo, ci siamo quasi, manca ancora un po', per Efrata, l'Italia, poi la Georgia, poi di qua, di là, adesso non colpevole con quella lotta che ha ogni uomo in questa stanza che è padre. Io li faccio proseguire e questa è la cosa migliore che posso fare. O mi unisco a loro. Perché ogni volta che ho smesso di unirmi alla famiglia, ho smesso di andare avanti. Adesso ci sono ancora in circolazione. E ogni volta che proseguo, non sono lì unito a loro. Ogni uomo in questo posto che si sia mai sentito così si alzi. Attraverso la ricerca, la mappatura genica.
andò a guadagnare i soldi per... campare a lungo, l'importante è campare bene. Non saremmo quasi riusciti a ottenere tutto. Se si campa bene, si possono fare tante cose, quello che ognuno ha a disposizione. Non saremmo quasi. Via dicendo, può fare, può disfare. Credo che l'esserci quasi sia peggio dell'essere lontano. Tante, tantissime variabili. Credo che sarebbe stato meglio l'essere annegato a 10 miglia che arrivare quasi alla riva. Poi succede che dove posso vedere la riva, riesco quasi a toccare. Mancano pochi passi. È finita. E poi annegare nell'acqua bassa. È la qualità della vita. È la qualità. Lei muore. Quando erano quasi arrivati ad Efrata, il fatto più importante, aveva fallito. Quanto a lungo possiamo campare? Fallito. Ma quanto si riproduce la vita? Questo è il concetto di fondo. E perciò ritorna. Si riproduce la vita. Più sul carro si riproduce, e la nurse gli dà in mano il suo bambino, altri esseri viventi. La donna che lui davvero amava, una fase, e gli uomini raramente amano davvero. Negli ultimi 40 anni, ma quando lo facciamo, 40 anni, diciamo, proprio, Signore misericordia, proprio, che sarà il motivo per cui proteggiamo il nostro cuore così tanto è perché quando hai spezzato il mio cuore, ossia mi hai distrutto. Le donne mettono al mondo i figli. Lei era l'amore anni, o addirittura della sua vita. Ne mettono al mondo uno ed è morta. E quell'uno deve assolutamente vivere e stare bene. Gli venne cosa dato il bambino in mano. In natura. E lui disse, mentre Rachele stava morendo, sono quelli, di tu non eri qui. Tanti esseri viventi. Rachele aveva dato al bambino il nome Benoni. Tu non eri qui. Per cioè figlio del mio dolore. E così vanno alla riproduzione quelli più adatti. Una donna sola una vita, chiamerà sempre il figlio col nome sbagliato. Normalmente, no? Ma noi siamo esseri umani. Prenderai il tuo dolore e lo metterai su tuo figlio. Questo ragazzo non aveva vissuto abbastanza per avere già dolore. Non poteva essere il dolore del bambino, era il dolore della madre. Lei disse, figlio altrimenti, del mio dolore, perché questo è il tuo nome, è tutto lì un nome nel carro. La vita è un continuo rinnovato. Giacobbe scende giù dai cavalli, entra dentro il carro e dice, il bambino non si chiamerà Benoni, figlio del mio dolore, il suo nome sarà Beniamino, figlio della mia forza. È stata la mia forza. È stata la mia forza, è stata la mia forza, è stata la mia forza che mi ha fatto continuare ad avanzare. Sono arrivato a comprendere che entrambi i nomi sono veri praticamente e che ogni forza ha anche del dolore. Ogni Beniamino ha un Benoni, così come ogni Israele ha un Giacobbe. Ogni uomo che è qui, ogni uomo che vedi, ogni uomo che non vedi, il padre aveva due nomi, Israele e Giacobbe. E così è stato per suo figlio, Benoni e Beniamino. Tu non puoi avere la forza senza avere il dolore. Io credo che il dolore sia ciò che ti renda forte. Ma chi vede lontano? Io credo che sia quel dolore dentro di te che crea la forza di quello che sei. Che se non fosse stato così doloroso, non saresti stato neanche lontanamente così forte. Dietro ogni Beniamino c'è un Benoni che dice devi alzarti.
non è allungare la devi vita. Alzarti allungare la vita all'infinito, non hai alcuna scelta. C'è una barriera che è scritta, che è sancita nel nostro DNA. E poi già perciò lui va fuori e sale sul carro accanto al corpo defunto dell'amore della sua vita. È il pianto del bambino appena nato che non aveva il latte da prendere perché il seno era morto. Giacobbe afferra una vanga e scava una fossa e seppellisce Rachele. Dove? Proprio vicino. Ma è impossibile che possa andare avanti un allevamento di mucche. C'erano quasi. Che non fanno più figli, che non rinnovano più il DNA. O di pecore vecchie. C'eravamo quasi. Più il DNA. Non ci può stare. La natura. Abbiamo tentato. Fermo restando che non voglio mandare le persone. Ho fatto il meglio che potessi fare. Solamente che entri nella testa con quello che avevo per poter lavorare. Corretto, non è campare. E alla fine sono stato licenziato. Forse non sembra perché ho fallito. Tutto per campare. E quando fallisci la gente ricorda quello che hai fatto di sbagliato e non ricorda mai quello che hai fatto di giusto. C'è la sorte che uno passa un ubriaco fradicio. Posso continuare? Stai attraversando, sei di fianco perciò la strada e questo ubriaco fradicio ti stira. Dalla me. Ci sono tante possibili variazioni. La seppellita. Ma per rispondere perché l'unica cosa sono più sani quelli di una volta. Che sappiamo lui amasse. Noi alla fine. Ma no, ci sono una serie di parametri nel posto dove lui ha fallito che lo possono stabilire. Una volta sicuramente la sua tomba ancora al giorno d'oggi è da qualche parte vicino. Si macellavano, c'erano le guerre, venivano messi al mondo 10 figli o anche 12. Mi chiedo quanti uomini abbiano seppellito qualcosa nel luogo dove hanno fallito. Certamente quei 3 o 4 che morivano in piccole. Hai scavato una fossa. Ma l'hai riempita. Non si tratta sempre di una Rachele. A volte avrai potuto seppellire la tua lotta. Sei quasi al punto di essere arrivato e semplicemente seppellisci la tua lotta. E la lotta è morta. Sei risalito sul carro, ma la tua lotta no. Vicino è che fallisse. Secondo dopoguerra in avanti. E poi ho sentito delle ruote di carro avvicinarsi. E quando ho sentito le ruote dei carri che si avvicinavano, i cavalli mitrire, li ho sentiti arrivare. Li ho sentiti arrivare migliaia di anni dopo. E non era quel momento. Ora era adesso. E Giacobbe si siede davanti a un uomo di nome Giuseppe e ascolta il racconto di una ragazza di nome Maria. Essi erano in viaggio per Efrata, che adesso si chiama Betlemme, e all'improvviso ho iniziato a comprendere. Quando ho visto Giuseppe camminare per il luogo dove Giacobbe ha fallito, sapevo che non avrei avuto. Ci sono delle ragazzine. Oh mio Dio, vorrei che conosceste la vostra Bibbia abbastanza bene per comprendere quanto stia predicando bene. Che sviluppano ancora. Vedete, Giuseppe di tiroide che non la il fidanzato madre, di Maria. Magari la madre lo sviluppa dopo. Aveva Maria che era in travaglio. 80, 60, 50 e stavano raggiungere la città. E quando ho visto Giuseppe entrare in Betlemme affinché la profezia si adempisse,
che in Betlemme sarebbe nato Gesù, all'improvviso ho compreso perché Giacobbe non ha potuto raggiungere Betlemme. Perché se Giacobbe avesse raggiunto Betlemme e avesse avuto Beniamino come re, la gente avrebbe pensato che Beniamino era il Messia, ma c'era un altro che sarebbe arrivato dopo di lui, che era più potente di quanto fosse lui. Perciò, dove Giacobbe ha fallito, Gesù ha messo piede e ha attraversato tutto il viaggio. Mi sentite? Avverto il cielo, chiesa. Tocca la persona accanto a te e digli: non preoccuparti per dove hai fallito, perché il re Gesù farà la differenza. Vorrei che prendessi 30 secondi e lodassi Dio per aver fatto la differenza. Tocca il tuo vicino e digli: lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Lui farà la differenza. Per tutto quello che non hai avuto. Per tutto quello che non hai adempiuto. Per tutte le volte che non è andata a buon fine. Per ogni volta che sei crollato. Per tutte le volte che hai fallito. Gesù dice: non preoccupartene. Io ti copro le spalle. Spessa e corposa, però sono sempre un tretti di prodotto. Trova in Genesi 35, si chiama Giacobbe, proviene da una buona famiglia, una famiglia molto forte, proviene da una buona famiglia, lui è una persona che fa cose sbagliate e proviene da una famiglia giusta. Sei mai stato quello che fa le cose sbagliate e proviene da una buona famiglia? Una persona che non porta il nome e il modello della famiglia da cui proviene, con gli ideali e il modo di pensare della sua famiglia. Sei la pietra che i costruttori hanno rigettato, sei la pecora nera della tua famiglia che non si è integrato, mentre il resto dei tuoi familiari si sono sempre distinti. Questo è il tipo di persona che era Giacobbe, era il tipo di persona differente. Il punto è che non era integrato, proveniva da una lunga discendenza di uomini di fede. Suo nonno era Abramo, Isacco era suo padre, ed ecco che arriva Giacobbe. Giacobbe era scaltro, untuoso. Era untuoso come una frittella di pesce. E qualche fratello che sta qui e mi sta sentendo ha un infoltimento, però ha i capelli unti. Sei untuoso tanto quanto un panino di McDonald's. E ti siedi e sorridi, lodando il Signore, alzando le tue mani, eppure, nonostante ciò, Dio chiama persone untuose. Giacobbe non conosceva il suo nome. Non conosceva il suo vero nome. Lui sapeva come veniva chiamato, sapeva come la vita lo aveva formato, sapeva quali cose avesse fatto nella vita. Ma ha un incontro con Dio a Penuel e Dio gli dà un nuovo nome e gli dice: tu pensi di essere untuoso, pensi di essere viscido, pensi di essere un imbroglione, gli dice, ma tu sei un principe e tu nemmeno lo sai. Scende giù da quell'alta montagna e ha un incontro con Dio che cambia la sua vita ed entra nella zona grigia. Ma se facessero dei cioè grazie, vivere con due nomi, Giacobbe che significa ingannatore e Israele che significa principe. E vi scioccherete nel sapere quanti uomini in questo posto stanno vivendo in questa zona grigia, vivono tra il loro Giacobbe e il loro Israele. E quello che mi sembra un paradosso teologico fantastico e meraviglioso è che in tutta la sua vita, ovunque la Bibbia faccia riferimento a Giacobbe, lui vacilla da un lato all'altro tra i nomi Giacobbe e Israele. E fatemi capire, Giacobbe non ha mai messo fine a nessuno dei due e scende dal monte con entrambi che lavoravano allo stesso tempo.
scende dal monte e corre verso Esaù e mette pace alla lotta e ai suoi dilemmi con Esaù, perché uno dei segni della vera conversione è risolvere i problemi con tuo fratello. Dopo essere stato a Betel e aver avuto un incontro con Dio, e a proposito, Betel significa casa di Dio, è stato in chiesa e dice di aver avuto un incontro con Dio. E ha avuto un incontro così forte con Dio che ha messo delle pietre in quel luogo e le ha unte con olio per dire: questa è la casa di Dio, che questa è la porta del cielo. Mette la mano sul luogo dove si trova la gloria di Dio. E comunque ha ancora un problema. Ha una moglie che lui ama, di nome Rachele, che è in gravidanza e sta provando a portarla ad Efrata. La prima cosa. Sta provando a portarla ad Efrata e bisogna comprendere che Rachele è l'amore della sua vita. Quando Giacobbe ha alzato lo sguardo, Rachele ha avuto il bambino. Giacobbe ha amato Giuseppe. Ha amato Giuseppe e gli ha fatto una veste con tanti colori, incredibile. Dio le ha aperto di nuovo il grembo, ma questa volta era incinta, ma non andrà bene. Ricordate che il fatto che lei potesse avere un bambino era tutto un miracolo. Questa gravidanza è turbolenta. E Giacobbe è in viaggio, non con un jet, né con un aeroplano, né con un taxi, è su un carro e sta facendo del suo meglio proprio per mantenere per portare Rachele di tutto quanto la parte ad Efrata. Bassa della donna, non c'è nessun bravo uomo in questo posto che non abbia provato a portare chi ama lì. Ha come punto di forza nel cuore. Tu stai provando a portare loro lì, che è responsabile tra strade difficili, da problemi di cistite, da problemi buche, di uretriti, da problemi di prostatite, serpenti, e anche da problemi di tradimenti, con scarso equipaggiamento a volte, e poca istruzione a volte, e poche opportunità a volte. A volte non hai avuto chi ti facesse da guida, ma eppure sei ancora lì che provi a guidare loro lungo la strada. Attenzione, anche perché lungo la strada. Durante l'attività sessuale, noi non balliamo molto quanto fai tu, noi non urliamo tanto quanto fai tu, noi non balziamo così come balzi tu, perché un uomo buono sta provando a portarti lungo la strada. E poi, per poter guidare la famiglia lungo quel tragitto, deve sedersi con i cavalli. Ma sua moglie, Rachele, il suo amore, si trova nel carro. Notate, si trovano nello stesso veicolo, ma hanno due posti diversi. Stanno andando nella stessa direzione con due posizioni differenti. Il suo dilemma è questo: per poter avanzare, non è che ne vengano, io devo stare qua su con i cavalli. Forza! Però sicuramente ce n'è una maggiore quantità che non normalmente. Però appunto c'è in ballo tutta una serie di altre problematiche. Come io sono seduto qui per cui le con i cavalli, problemi di glicemia elevate, lavorando per andare avanti. E soprattutto persone col diabete. Ma dietro di me ascolto la sofferenza. Più problematiche rispetto ad altri. Ascolto il lamento di Rachele a certi alimenti, come i dolci, e il dilemma i dolci cremosi, dell'uomo. Gli alcolici, qui davanti, perché gli alcolici, anche se provo ad avanzare, soprattutto poi se ci sono persone, lo faccio, ma non posso essere presente. Può avere un effetto decisamente negativo sull'erezione. Quindi, e se sono presente con te, l'ho visto, allora dovrò lasciare i cavalli e fermare il nostro progresso. Più che il vino, magari il superalcolico. Ma nessuno mi appoggia, va bene? Anche la comunista. Il dilemma che Giacobbe sta affrontando è: io sto con i cavalli, a creare problemi, anche se ascolto l'amore della mia vita che piange nel carro, o questo sarebbe il momento in cui dovrei essere dietro nel carro? Ma Rachele, se sto nel carro, non andremo avanti. Quindi quando una persona, e se vado avanti, questa situazione qua, allora mi dirai che non sono insieme a te. Un controllo del cuore, un ecocardio da vedere come sul retro nel carro. Bene la pressione, un controllo. Rachele stava vedere
l'ingrossamento della quasi arrivati. Erano quasi arrivati a casa. Ah, beh, i volumi sono ai 30. Erano quasi riusciti a riunire la famiglia. Quasi fuori dal debito. Ecco, ma, perché Efrata, a volte chiamata Betlemme, è la casa del pane. E se lui fosse semplicemente riuscito a raggiungere Efrata, sarebbe andata bene. Allora Rachele comprese il motivo per cui Giacobbe non era nel carro. Chi è che pagherà il debito della casa? Capirà quello che sto provando a fare? Ho un piano, dice Giacobbe, ho un piano, sì, ho un piano. Io so un piano, se viaggio per tutta la notte. Se andasse a vedere le statistiche, se faccio gli straordinari, le problematiche prostatiche di come sono, se predico e lavoro e faccio questo per andare in chiesa e poi mi alzo lunedì e vado e faccio quello che devo fare, e se cado comunque faccio degli straordinari, sì faccio degli straordinari, un piano, lo faremo per tre anni per raggiungere quel posto, ho sistemato tutto, un anno e mezzo e pagheremo la macchina, poi non compreremo, ci siamo quasi, manca ancora un po'. Insomma, per Efrata. I tumori sono uno su tre persone. Colpevole con quella lotta che ha ogni uomo in questa stanza che è padre. Io li faccio proseguire. So che tu non ami. E questa è la cosa migliore che posso fare. O mi unisco a loro. Però in perché ogni volta che ho smesso di unirmi alla famiglia, ho smesso di andare avanti. E ogni volta che proseguo, non sono lì unito a loro. Ogni uomo in questo posto che si sia mai sentito così si alzi. Curare la gente con tanti interventi chirurgici, con tante chemio e radio e via dicendo, per forza. Ma se vedete, io non sono la rivista Essence. E non sono Women Today. Io non sono un magazine. Ma se vuoi sapere. Popolazioni malate, come stanno i bambini? Saranno costretti a dire. Hai detto che la bolletta deve essere pagata entro settembre? Ok. Campagna promozionale sulla prevenzione e su chi è malato proprio fare dei belli interventi, soprattutto che vanno a essere sicuramente. E mentre sta provando a guadagnare i soldi per le tasse, per l'assicurazione, per la scuola, per la rimpatriata scolastica, qualcosa cade nel carro. Rachele sobbalza. Ha il bambino e muore. E Giacobbe dice: conviene ed è opportuno togliere del tutto. Tesoro, eravamo quasi arrivati. Incide molto meno in questa situazione qua. C'eravamo quasi. Sicuramente tra latte e derivati del latte eravamo sicuramente quasi molto, arrivati molto meno peggio l'uso del glutine, ci possono essere non saremmo quasi riusciti a ottenere tutto normale, il vino, la birra, beh, poi se una persona di gruppo A non saremmo quasi continuo e frequente di birra, credo che l'esserci quasi sia peggio dell'essere lontano. Perché sicuramente credo che sarebbe stato meglio l'essere annegato a 10 miglia che arrivare quasi alla riva, dove posso vedere la riva, riesco quasi a toccare, mancano pochi passi. Molto più affezionati al buon vino e poi annegare nell'acqua bassa. Anche perché lei muore quando erano quasi arrivati ad Efrata. Arrivati a 40 anni aveva fallito. La birra gli si gonfia l'addome in un modo fallito. E quindi
ma anche il tè stesso può essere, e perciò ritorna il tè comune, il sul tè carro, il tè nero, e la nurse gli dà in mano un alimento, una il suo bambino, che la donna che lui davvero amava, a quel livello lì. I dolci, e gli uomini raramente cremosi, non parliamo, amano davvero il cioccolato al latte, ma quando lo facciamo più di negativo i dolci cremosi. Signore, dolci cremosi, misericordia. Il motivo per cui proteggiamo il nostro cuore così tanto è perché quando hai spezzato il mio cuore mi hai distrutto. Degli elementi, lei era l'amore ricavati dal latte, ma che della sua vita, ricchi di grassi saturi, tipo il mascherpone, la panna, col burro, sono tutte... Ecco, ma se noi ci facessimo... Gli venne dato il bambino in mano. Il latte di soia, e lui disse, mentre Rachele stava morendo, anche se non credo, tu non eri non qui. Credo che una persona al di là che si... Rachele aveva dato al bambino il nome Benoni. È stata la mia forza che mi ha fatto continuare ad avanzare. Così doloroso, non saresti stato neanche lontanamente così forte. Dietro ogni Beniamino c'è un Benoni. Minimamente all'alimentazione. E alla fine sono stato licenziato. Prendi questa bumata, forse non sembra perché ho fallito. Se c'è un problema. E quando fallisci la gente ricorda quello che hai fatto di sbagliato e non ricorda mai quello che hai fatto di giusto. Di tutti gli antidoti, se mi ricordo la storia di un collega della posso continuare? Provincia di Lodi. Perciò quando mi aveva chiamato perché erano due anni
dalla me. Mi avranno dato un quintale, avrò mangiato la seppellita. Un quintale di antibiotici. L'unica cosa che sappiamo lui amasse, tutti i centri ultra specialistici della la seppellita e sono ancora nel posto dove lui ha fallito. Lui che era di gruppo AB, la colazione la faceva con il tè. La sua tomba ancora al giorno d'oggi è da qualche parte vicino al tè nero, il tè fermentato, a Defrata, con i biscotti, e ci aveva perennemente. Mi chiedo quanti uomini abbiano seppellito qualcosa nel luogo dove hanno fallito. Per essere colpito un medico, che insomma le possibilità. Hai scavato una fossa. La riempita. Non si tratta sempre di una Rachele. A volte avrai potuto seppellire la tua lotta. Eppure. Sei quasi al punto di essere arrivato e semplicemente seppellisci la tua lotta. E la lotta è morta. Sei risalito sul carro, ma la tua lotta no. Stanno aumentando tantissimo. Sei risalito sul carro, ma la tua speranza no. Sei risalito sul carro, ma la tua gioia no. Sei risalito sul carro, ma il tuo sorriso no. Nessuno sa, nemmeno i cavalli, che solo metà di quell'uomo è tornato su quei cavalli. Di conseguenza che non li fa surriscaldare. Quell'altra tua metà è morta. Ora era adesso, e Giacobbe è un guaio, si è un siede guaio, davanti a un uomo di nome Giuseppe per i maschi che vanno in crisi. E ascolta il racconto di una ragazza di nome Maria. Il gruppo suo del sangue essi erano in viaggio per Efrata, che adesso si chiama Betlemme. E all'improvviso ho iniziato a comprendere. Quando ho visto Giuseppe camminare per il luogo dove Giacobbe ha fallito, sapevo che non avrei avuto biscotti e tè. Oh mio Dio, vorrei che conosceste la vostra Bibbia abbastanza bene per comprendere quanto stia predicando bene. Vedete, Giuseppe col cappuccino sarebbe anche peggio. Il fidanzato di Maria, infatti, prendeva anche dei cappuccini. Aveva Maria che era in travaglio con i formaggi, e stavano provando a raggiungere Betlemme. Però quello e hanno viaggiato per